Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Sono sempre TNBT e oggi commentiamo il capitolo 917, intitolato La nave delle provviste, insomma qualcosa del genere. Non è importante il titolo, è importante dire che oggi siamo al 13 settembre, quindi sarà forse l'ultimo, il penultimo video commento e capitolo di One Piece estivo. Un'altra estate che se ne va, che se ne sta andando, ahimè. E niente, One Piece però è sempre con noi. Quindi, in questo capitolo devo dire che non è che c'è tantissimo da commentare, però un paio di cose interessanti le ho notate. Vabbè, tralasciando insomma le mini avventure con Bellamy che sembra stia disegnando il cappello di Luffy degli Straw Hats, insomma, in quella bandiera, almeno sembra, forse è un trucco, diciamo, una trollata da parte di Oda, non saprei, però sembra sia effettivamente quello il simbolo, quindi chissà se magari questo significa che Bellamy ha deciso in qualche modo di anche ufficialmente di volersi aggregare, di portare il simbolo. Se voi ricordate, ecco, una delle cose che il personaggio di Bellamy ha sempre portato all'inizio era questo concetto appunto del simbolo di Doflamingo. Lui combatteva per qualcun altro. Quindi Ruffy non penso voglia che Bellamy combatta per sé, appunto, portando il simbolo di Ruffy in giro, però effettivamente Bellamy un po' questa parte un po' fanboy, come anche Bartolomeo nei confronti di Luffy, l'ha sempre avuta prima nei confronti di Doflamingo. Adesso che ovviamente ha cambiato idea, penso che possa aver maturato una sorta di rispetto nei confronti di Luffy che vada quasi al limite, non dico del fanboismo, però potrebbe voler portare l'ideologia di Cappello di Paglia in giro e quindi con essa anche il simbolo. Chissà che questo non sia magari diciamo un revival del vecchio Bellamy. Comunque, tralasciando queste elucubrazioni sulle mini avventure, sulle quali fatemi sapere un po' voi come le pensate, parliamo un po' di questo 917. Capitolo, anche questo della fase introduttiva, ho visto già gente, diciamo, lamentarsi del fatto che magari Oda sta andando troppo forte, cioè troppo veloce, o magari che sta andando troppo piano. Io penso sinceramente che questa sia la velocità di crociera giusta per una saga come Wano, che sarà sicuramente lunga, impegnativa, con un sacco di combattimenti, un sacco di anche parti magari un pochettino più legate al concetto della storia. Magari scopriremo qualche notizia in più, sempre passo passo, come Oda ci sta, diciamo, abituando. Quindi in questa fase introduttiva abbiamo più che altro delle scaramucce, più che delle vere e proprie botte, ma a me personalmente non dispiace, sta correndo veloce, ma ricordiamoci che siamo solamente all'inizio, che la saga sarà molto lunga, non abbiamo visto probabilmente neanche un terzo o un quarto dei personaggi che vedremo nel corso di questo arco narrativo, quindi ci sta che Oda, diciamo, sbrogli la matassa relativamente velocemente. E non poteva essere altrimenti, insomma, non mi sono stupito di quanto è accaduto in questo capitolo, abbiamo ovviamente visto la classica contrapposizione, diciamo, tra realtà e finzione, appunto, che permea quasi tutte le saghe, dai tempi di Alabasta con Crocodile che affamava il popolo e poi nascondeva la pioggia. Qui abbiamo una situazione un po' diversa con diciamo, questo dualismo da una parte con la popolazione, appunto, di ostaggi che vive in condizioni pessime e ridotta alla fame, e l'esercito di Kaido, i suoi alleati che insomma prosperano e fanno la bella vita, tra virgolette, no? Quindi è la classica situazione, se vogliamo, un pochettino alla One Piece che abbiamo già visto in tantissime saghe. Quindi non c'è molto da dire su questo aspetto, che comunque rimane, diciamo, uno degli aspetti forti di questo manga. Mi è piaciuta la caratterizzazione di Speed, questa piratessa, appunto, un headliner che conferma, diciamo, quanto visto finora per quanto riguarda i possessori di Smile, cioè che hanno dei frutti abbastanza bizzarri, anche delle caratteristiche un po' strambe, ecco. Sono comunque degli Zoan, secondo me, di livello inferiore rispetto ai frutti originali. E niente, andando un pochettino avanti, il battibecco che c'è tra Ruffy e Oldem, anche questo è proprio veramente 100% One Piece, il classico nemico inferiore che fa un pochettino lo sborone e che punge un pochettino sul vivo Ruffy e che quindi praticamente se le
si tira gli schiaffi, come si dice in gergo, tira gli schiaffi via dalle mani, no? E quindi mi sarei stupito, francamente, se Holdem alla fine di questo capitolo non prendesse un bel po' di sberle, come appunto è successo da parte di Ruffy. Non mi ha stupito ovviamente il fatto che, seppure sia il capo sezione, tra virgolette, dei Gifters che sono lì, sia appunto un nemico molto inferiore a Ruffy, e la cosa ovviamente non mi stupisce. Ricordiamoci che Ruffy ha sconfitto Katakuri, quindi il braccio destro, praticamente il numero 2 di un'altra imperatrice di Big Mom, quindi è chiaro che contro un nemico del genere, Ruffy o anche Zoro passeggiano ad occhi chiusi. Scopriamo qualcosa in più, ad esempio che Wano è divisa in territori e questi territori potrebbero essere tre, l'ipotesi è più accreditata che siano tre, appunto, o forse quattro, appunto tre come le calamità, quindi ogni calamità gestisce un territorio, Jack gestisce appunto Kuri, quindi il nemico che abbiamo lasciato a Zoro probabilmente sarà il primo che rivedremo qui a Wano, poi dopo gli altri due che non si conoscono e sui quali si sono fatte già delle illazioni anche sui nomi che potrebbero essere King, Queen, eccetera, avranno sotto il loro controllo altre zone. Poi bisogna vedere se Kaido governerà sopra questi tre territori, oppure se, oltre a governare sopra questi tre territori, avrà un territorio suo a parte. Comunque, ispirato al Giappone, il paese di Wa è sicuramente un arcipelago, quindi formato da diverse isole, anche magari collegate male, e questo è un vantaggio che consentirà sicuramente a Ruffy e Law di sistemare qualche piano senza essere scoperti subito. E inoltre è un territorio che ha consentito anche ad altri soggetti di organizzare comunque delle rappresaglie. La parte più interessante del capitolo, secondo me, è quella in cui si parla appunto di questo Shutenmaru, che è considerato appunto il capo di un gruppo di ladri, no? Degli Atamayama Thieves, cioè i ladri di Atamayama. Una cosa abbastanza particolare. Chissà come sarà questo personaggio, ispirato magari un po' a una sorta di Robin Hood, potrebbe essere, quindi uno che ruba, diciamo, a Kaido per dare magari al popolo. Anche se dalle condizioni del popolo, appunto a Kuri, mi sembra difficile. Ecco, potrebbe anche essere che questo Shutenmaru non sia ovviamente dalla parte di Kaido, ma non sia neanche uno stinco di santo. Quindi magari qualcuno che si fa gli affari propri con il suo gruppo di ladri e cerca di vivere bene per se stesso, quindi magari derubando Kaido, ma senza, diciamo, fare del bene. Quindi un personaggio non propriamente buono. In questo caso, magari l'incontro con Ruffy, e magari anche una sonora mazzuolata da parte di Luffy potrebbe magari spingere questo personaggio, diciamo così, dalla parte, tra virgolette, del bene. Quindi ecco, potrebbe essere anche questa una situazione, diciamo, futura. Sicuramente è un personaggio forte, da quello che dice anche Oldham, il fatto che loro sono stati in grado di sconfiggere facilmente Urashima, che comunque è campione di sumo, sport nazionale del Giappone. È stato sconfitto facilmente, quindi lui dice: se lo avete sconfitto facilmente potreste essere tra i suoi subordinati top, quindi lui sicuramente a un livello anche più alto, quindi potrebbe essere anche un bel personaggio abbastanza forte. Quindi ecco, questa nuova frazione dei ladri di Atamayama, scioglilingua, Atamayama, sicuramente si andrà a incastrare poi nella storia e ce ne saranno anche altre. La nota un pochettino, diciamo, dolente, il fatto che mi è piaciuto meno del capitolo, anche se potrei ricredermi nel prossimo, è il fatto che Basil Hawkins sembra non riconoscere Trafalgar Law così su due piedi nel momento in cui se lo trova davanti. Tra l'altro, sì, diciamo, è incappucciato, ma ha la spada che si riconosce, diciamo, abbastanza. Quindi Law abbastanza riconoscibile, vedremo. Appunto, da quanto sembra, dalle parole di Law sembra che lui e Hawkins non siano d'accordo, contrariamente a quanto molti pensavano. Vedremo se sarà effettivamente così, perché Oda è bravo spesso a sviarci con questi trucchetti. Per cui ecco, la situazione procede veloce, forse avremo Jack come primo ostacolo diciamo, come è stato un pochettino Cracker nella saga di Whole Cake Island, magari Jack sarà il primo dei pezzi grossi di Kaido a cadere, chissà. C'è un conto in sospeso con lui, diciamo, a partire da Zou, quindi la cosa non mi
non mi stupirebbe più di tanto. La saga comunque è ancora lunga, per il momento mi sta piacendo, è un bel ritmo, c'ha momenti diciamo comici, momenti meno comici. Rufy è sempre Rufy, appunto, e il ruolo dei bambini potrebbe essere determinante. Quindi fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Tra l'altro, l'ultima immagine mi ha ricordato molto quando, ecco, la faccia di Holdem mi ha ricordato molto Caesar Crown quando viene pestato la prima volta da Rufy. Quindi diciamo che Oda è abbastanza caratterista, ma spesso ha dei tratti distintivi abbastanza comuni a certe tipologie di personaggi. E niente, come sempre qui sotto in descrizione la mia pagina Facebook The Name Before Tokyo, il link del mio libro che trovate su Amazon, il mio primo racconto lungo, magari ne scriverò altri. L'uomo delle pulizie qui sotto, libro per maggiorenni e ovviamente, ma se volete leggetelo tutti. E un saluto da TNBT, ci vediamo con il prossimo video la prossima settimana. Ciao!